Questa è la nostra clip, ad esempio. Andiamo a vedere che è stata girata di sera e, come potete vedere, abbiamo molto rumore. Un po' perché è stato girato in Full HD e non in 4K e un po' perché abbiamo spinto un po' gli ISO. Quindi, noise reduction. Andiamo nella nostra sezione color. Questo è il nostro nodo per la noise reduction. Vi spiegherò e vi farò anche vedere perché metterlo al primo posto anziché all'ultimo posto o negli altri nodi. E se avete una buona scheda grafica riuscirete a farlo girare in tempo reale, altrimenti dovrete farlo renderizzare, perché andrà a scatti. Farlo renderizzare intendo con il nostro playback render smart, ok? Se voi lo impostate su smart apparirà questa linea che prima sarà rossa, poi pian piano si carica e diventerà blu e potrete farlo girare in tempo reale. Vi ricordo che questi sono tutti modificabili, questi parametri, e potrete usarli sia in modalità singola, quindi o solo questo o solo questo, oppure anche tutti insieme. Ovviamente se lo usate tutti e due insieme il risultato sarà migliore. Il problema è che il vostro workflow sarà molto più lento perché dovrà caricare e soprattutto andrà a appesantire la scheda grafica. Il temporal cos'è che fa? Non fa altro che andare ad analizzare le immagini in un certo numero di frame che noi andiamo a impostare. Quindi con questo tasto andremo a dirgli quanti frame andare ad analizzare. Ovviamente 0 è nullo e dall'1 l'1 è il livello più basso e il 5 sarà il livello più alto. Ok? Quindi col numero 5 andiamo a impostare il livello più performante. Ovviamente io sto sempre sulla parte media, che ho visto che è un buon compromesso. Allora, questo tasto invece con faster andrà ad analizzarlo in maniera veloce, con questo invece andrà ad analizzare in maniera migliore. Ok, impiegherà molto più tempo, però il risultato sarà migliore. Questo invece, se un movimento è veloce, andremo a metterlo su largo. Se un movimento è normale, lo teniamo sul medio. Se un movimento è statico o molto lento, andiamo su small. Qua possiamo tenerlo medio o addirittura small. E questi sono i nostri parametri da andare a modificare. Quindi il luma andrà ad agire sulla luminanza, chroma sul hue e saturation, ok? Quindi cosa facciamo? Io di solito imposto e lascio tutte e due su 12, ok? Andiamo a vedere questa parte. Se noi andiamo a disattivare il nodo, allora iniziamo a tirare via questo così lo vediamo in maniera migliore. E anche clip. Ah, col tasto Z andiamo a riprendere l'immagine a schermo intero, ok? Tasto Z. Se noi andiamo a vedere qua, vedete già come cambia l'immagine. Ovviamente dobbiamo stare sempre attenti a non essere troppo alti con i valori, perché andremo a togliere troppo dettaglio, ok? Quindi io vi direi di stare sui 12, che è un buon compromesso. Passiamo all'altra parte, che serve ad appiattire il rumore nelle alte frequenze. Ovviamente cercherà sempre di preservare il dettaglio. Faster vuol dire che è la più veloce e sarà più veloce da processare, ma sarà minore la qualità, e via via. Io di solito metto il valore più basso, quindi il valore che darà più prestazione, più qualità. Con questo tasto andiamo a separare la luma dalla croma, quindi la luminanza dai colori, e vi faccio vedere come inizia a reagire. Guardate come va. Mettiamo a 2, vedete come è andato a appiattire prima e dopo. Ok, se noi andiamo ad agire invece separandoli, lasciamo sempre 2 e questo andiamo a impostarlo. Se voi guardate qua, pian piano andrà a cambiare. Io direi di andare sul 10 e vedete come è andato ad appiattire tutto il rumore. Ok. Se noi togliamo tutta la colorazione, guardate il rumore quant'era. È stato girato in S-Log 3. Ok. Ovviamente, già andando a contrastare e a sistemare l'esposizione, tanto rumore se ne va. Però ecco il prima e il dopo. La differenza. Ok, altra differenza è questa. Se andiamo a metterlo prima, andiamo a metterlo dopo. Se noi teniamo premuto CTRL e trasciniamo il nodo, andiamo a metterlo
su quest'altro nodo, quindi ce lo sposterà. Lasciamo, vi faccio guardare sempre qua e vi faccio vedere la differenza. Così è dopo e così è prima, vedete? Guardate qua, eh? Quindi se noi andiamo a metterlo prima lavorerà molto di più, quindi andrà a lavorare molto di più in noise reduction. Se noi lo mettiamo dopo andrà a lavorare di meno, quindi prima lavora di più ma perderemo un pochino di dettaglio rispetto a metterlo dopo, normale. Quindi cosa possiamo fare dopo aver applicato il nostro noise reduction? Io di solito metto anche un po' di dettaglio, ok? Quindi se andiamo su questa sezione del blur, andiamo a 0,47 e rimettiamo il dettaglio.